Buongiorno e benvenuti in Turchia! Quello che vedete è il Mar Nero, ci troviamo a Trabzon, siamo ospiti dell'ente del turismo della Turchia. Siamo qui per 3 giorni per conoscere e visitare la zona. Oggi faremo un giro per la città di Trabzon, in italiano Trebisonda, bellissimo. E invece domani e poi domani saremo in giro per l'entroterra, cascate, vallate, ci dovrebbe essere del rafting se il tempo lo permette, quindi 3 giorni di sport e attività all'aperto. Oggi si inizia dall'aspetto culturale, quindi let's go! Entrare ma con... quasi guarda, dai, bella roba, yeah, la Silvia super sexy. Beh, ovviamente al polpaccio di cosa stiamo parlando. La moschea meno moschea che abbia mai visto, e infatti nasceva come chiesa e poi è stata resa moschea. I minareti non ci sono, l'ho chiesto, poi ho detto ma dove sono i minareti? È stata eletta la torre come minareto. È arrivato il momento quark. Qui è dove dormivano i grandi capi turchi. Ci dormiva Ataturk, uno. Dormiva. Ci ha dormito lui, casa sì, sua. Ma si sono succeduti. Quindi qui, no, casa sua. Nuranda. Invece è dove Ataturk si rilassava. Secondo me 4 fucili, 5. Room tour della casa di Ataturk. Qui abbiamo bagno con brandina, perché non si sa mai che mentre ti fai il bagno hai bisogno di un riposino. Di qua invece è la Madonna. Ah, qui il tipico il tè post bagno. Bello però, intelligente. Sì. Molto molto smart, perché la doccia è lì. Poi soprattutto la credenza messa lì. Non brivo in quel modo. La cucina, ragazzi, oddio, adoro profondamente, guardate che bello là dentro, tipo la cucina economica, oddio. Questa idea così me la devo pensarla anche per la campagna. Prendo ispirazione da tutto, stupendo. È il frigo smeg. Prima, passando col bus, abbiamo visto questo parco in mezzo alla vallata, praticamente da sotto i ponti hanno ricavato questo parco ed è bellissimo, cioè io adesso come scendiamo. Come vogliamo fare a Genova, con la ristrutturazione sotto il ponte di Genova? Sì, non lo sapevo. È bellissimo. Ciao coniglio! C'è un coniglio! Però no, lo di più se mangiano il pollo, cioè ora dai. No, mangi le croccantini! Ecco. Tu li mangi i croccantini? No, sa che a te va un po' meglio che a Luna piuttosto. Ehi! Ciao Adelina! Ehi Cigno! Oh, codina! Wow! Come sei egocentrico! Esageriamo!
Siamo egocentrici. Ci facciamo belli. Che pianta sei? Ma bellissimo, c'ha le frangette. È una foglia molto fashion. Ah. Oddio, ti vedo attraverso, aspetta. Lo so. Ah, è un filtro. Wow. Figo. E non è un filtro bellezza, anzi sì. Una cosa che amo fare all'estero è andare nei supermercati e vedere la gente come vive. Tipo, cioè, guardate questi bottiglioni di Coca-Cola. Poi, qui abbiamo i dolcetti. Ah, guarda il pane, che figata. Wow. Salama. Wow. Frutta e verdura mi sembra disposta normale. Questo mi ricorda molto l'Ungheria. C'è l'Activia. Adoro. C'è preparato per il tè, che la Lipton è geniale obiettivamente. Per il tè turco. No vabbè, c'è solo tè turco. Ok, qualche bustina, qualche bustina. Spettacolo. Ma che figata. No, vanno per i bottiglioni loro. E abbiamo scoperto che qui la vita rispetto ai nostri standard costa pochissimo, perché tutto questo, e ci sono anche prodotti di importazione tra cui Vasa, il Magnum, il Nescafè eccetera, e c'era anche un Kinder Bueno ma è già sparito, un Kinder Pigui scusate, l'abbiamo pagato meno di 7 euro. Questo fa un po' riflettere su i salari qui, perché comunque cioè, sono prezzi per noi bassissimi, però di prodotti che comunque... Voilà. Vabbè. Grazie a avermi tirato tutta la sabbia nelle scarpe. È partita, si tuffa raga, si tuffa la fashion con vestiti, è partita, tuffo, tuffo. Com'è? Non è fredda. Sì. Riesci a toglierla? No, guarda, non ti preoccupare. Questa mattina siamo in partenza per la montagna, per andare a visitare l'entroterra di questa zona di Trabzon, ma prima ci siamo fermati al supermercato nuovamente, perché ieri mi era sfuggita la tahin. La tahin è di qua, praticamente di queste zone. Si tratta della mia amatissima paste, tipo burro di sesamo, 100% di sesamo, e volevo assolutamente assaggiare quella proprio originaria di qua. Voglio sentire che differenza c'è fra quella, tra questa e quella che cui sono abituata a mangiare, che è quella di Coro. Questo barattolone l'ho pagato 1,50 euro e... Ah. Questa mattina su per la montagna siamo in arrivo al monastero di Sumela, che è stato chiuso per 10 anni in ristrutturazione e riaperto da tipo 10 giorni, quindi siamo super felici di poterlo visitare. Ed è un monastero molto particolare perché è sempre avvolto un po' nella nebbia, nelle tenebre, e quindi c'è un'area di mistero. Quindi che spettacolo, che spettacolo. La strada per la strada per salire è stupenda, è scavata nella roccia in mezzo alla montagna, è super particolare. E infatti è ancora un po' in costruzione e ristrutturazione. Ma che figata! Che posto incredibile. Ma che figata! Wow!
In questi giorni abbiamo il menù fisso, quindi scopriamo cosa mangiare solo quando arriviamo a tavola. Oggi c'è zuppa di lenticchie. Ah, è un cucchiaio. Dai, okay. Zuppa di lenticchie. E insalata. Questo pane super denso, super croccante. La consistenza del castagnaccio. Che figata. Cheese with corn flour. Oh, you have a camera over there? Yes. Very sneaky camera. Ma io non mi posso assolutamente lamentare. Guarda che bellezza. No? Top. Ah, si mangia bene in Turchia. Чому я так не видела? Я не знаю, что ты не можешь. Modalità rafting. Back, look, 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 look. And... Everybody sit down position, sit. Stand up, okay? Yes. Danger, sit down. Stand up. Hey. 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 For the Rocky, the first part is quite simple. Come on, Tish. This one has just clear color, but here comes the magic. You have to work harder. Okay, are you ready? Wait, no, we are not. You can do it by yourself as well later on. Okay, it. We say hokus pokus. Abracadabra. Okay. Now it's the lion's milk. As it is so strong, we need to dilute it with the water so that it's more drinkable. We'll give you all to try it. If you don't like it, don't give it up. Keep trying. Keep drinking. After a few sips, maybe after a glass, you will start to like it. Yeah. But it has a strong aniseed flavor. Day 3, questa mattina siamo saliti su per la montagna, oggi visiteremo un po' l'entroterra e poi andremo alle cascate. Ci siamo fermati qui perché c'è un rivolo di ruscello dove si beve l'acqua freschissima direttamente dalla roccia. E noi potevamo non berla? Ovviamente no. Una delle cose che più apprezzo nella vita. Bere l'acqua direttamente dalle cascate. Ecco, anche questo è rivigorente, in soli 3 giorni puoi vero, fare cose. Vero, assolutamente, questo è un pochino più salutare. Ma quei dolci turchi rispetto a quelli siciliani? No, dai. Beh, da madre non dico niente. No, sono buoni, un po' troppo dolci. Sì, sono, sì, sì, dai, non sono paragonabili. Non hanno lo stesso non potere. Sono paragona... Non hanno lo stesso potere. Riesci a fare calisthenics? Lo... No. Forse con l'acqua, dubito, però ricca di minerali. Ma le bolle. Mille bolle, mille bolle, mille bolle. Ah, gelata. Allora, siamo venuti nel paesino di Kachkar, che è molto particolare perché è attivo solo d'estate, da maggio a ottobre. I contadini si trasferiscono dalla città, vengono quassù, portano tutti i loro animali, eccetera, e essenzialmente poi tutto ciò che producono
lo vendono alle persone che vengono qui e acquistano, quindi formaggi, latte, carne, eccetera. Qui è tutto chilometro zero essenzialmente. Guardate questo proprio paesino di contadini. Noi siamo arrivati qua. Lì ci sono qualche casa slash baracca, perché sono proprio fatte con niente. Qui c'è questo fiume che praticamente è l'acqua che fornisce tutto il paesino. C'è un bar, quindi non ci si può assolutamente lamentare. Deduco che sia anche un'attrazione turistica, quindi comunque un caffè, un ristorante c'è. Però vedete come si sono stabiliti lungo tutto il cucuzzolo. Qui è un po' di foschia, va, viene, c'è il sole, non si capisce, però è veramente molto particolare. Jimmy in posizione. Qui è tutto arrangiato, si stava dipingendo casa. Oh oh, aiuto. A posto? Sta a posto. Tutto ok? Ok, possiamo andare o ci sparano a salvo? Ci siamo voluti un po' addentrare tra le case per vedere come si vive qui. Sono veramente fatte con niente, guarda. Una striscia di legno e via. Di farne. No, aspetta, torna indietro perché sono mia tanto bimba. Facciamo così, raga, fa lo stesso, è bellissimo. È molto caratteristico e. E noi scappiamo. Bello, eh? Però bello, ma da lontano. Cosa fa Jimmy? Niente, per gli esperti del settore lei sta creando un vero e proprio giardino pensile. Un verde direi estensivo. È una cagata quello che stai dicendo. Sì, sì, madonna, che palle, io pensavo fosse serio. No, cioè, tecnicamente starà facendo asciugare le foglie. Sì, dai, le sta facendo essiccare. So okay, the moo eat this. Yes. Ah, spettacolare. Ok, ok. Thank you. Thank you. Stanno facendo essiccare il cibo per le mucche, ecco, mi hanno scoperto. Hello. 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 Back in rest me checked the back. C'è la zip line, potevo non provarla? Posso vedere? Guardate dove vi ho portato. Cioè, oh mio Dio! Una delle case più fighe! E dai, andiamo a cercare la principessa di Super Mario. E soprattutto andiamo a sconfiggere questo draghetto. Ok. Questo è il ponte di pietra più antico della Turchia. Wow. Thank you.
Ti piacciono? Buongiorno. Questo bellissimo orario. Stamattina partenza, ci hanno fatto trovare un po' di colazione e si torna a casa. Yeah. Porta un caffè? Buongiorno Nini. Porta una litra. Credo Jimmy. Qualche... Voi lo sapete che Jimmy parla sempre con tutti, ma in questo viaggio è un periodo sfortunato, questo è un periodo sfortunato. È da dopo Brucoli che non parla più con nessuno. In Sicilia ho fatto amicizia io, qui io un po' per la lingua. Sappi che recupero tutto ciò che ho perso con gli interessi. Oggi torniamo a casa, sono stati 3 giorni bellissimi, abbiamo creato un sacco di contenuti, fitness active, cultura, avvicinamento al territorio, tutti siamo super super felici e ovviamente grazie all'Ente del Turismo per l'invito. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, scrivetemelo qua nei commenti, commentate, così io capisco se questo tipo di video vi piace. In questo periodo ci siamo molto dedicati a fare questi video. E fateci sapere la cosa che più vi è piaciuta di questo video. Che youtuber! Grazie a tutti, un grande abbraccio, un forte abbraccio, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Ciao ciao!